Questa puntata è offerta da Secchezza delle Fauci e il loro disco Box Doppio e Vagin, il gin dell'agilista. Sta per iniziare il podcast di Agile for Italy. www.agileforitaly.com. Il www che poi è l'internet, è quello che si apre col Chrome. Che però si usa anche il Firefox, se vuoi. Well, benvenuto a nuovo podcast Jeff Itai. È vero, le birre e i gin tonic si stanno facendo sentire soprattutto nell'articolazione delle vocali consolanti, come è vero. Innanzitutto io proporrei una cosa, visto che siamo sempre terroni contro polentoni, chiederei per esempio a Pierpaolo Cimirro di ripetere Well, benvenuto al nuovo podcast di Jeff for Italy in nel suo dialetto. No, non lo so dire, guarda, anche perché parlo poco, ho sempre parlato pochissimo. Andrea sì, però. Buonvenuti. Sì. Buonvenuti a Rupodcast. Rupodcast. Davide sarebbe una sequenza di porconi, cioè, però con un diverso accento, cioè, giusto? Tagliando tutte le S. Non lo ripeti però il dialetto, non lo ripeti. Va bene, insomma, detto questo, benvenuti al nuovo podcast for Italy, è vero, sempre Tiziano, Davide, Pierpaolo. Ok, Andrea, scusate, era di stato la mia figlia, Andrea. È la figlia di Andrea, che entra di diritto. Emma, vieni, dici il tuo nome, Emma. Emma. Ok. Datemi un secondo. Metti butto, tranquillo. E allora, com'è stata questa settimana, Davide? Io sono un po' stufo, però dai, avanti tutta. Ce la facciamo, arriviamo al 4 in cui ci libereranno e saranno tutti cazzi nostri. No, sono noi, siamo già liberi. Sì, anche la regione Veneto è già libera, perché Zaia fa quello che vuole. Però sono tutti cazzi nostri comunque dopo, perché il virus non è passato, ma ci liberano tutti, quindi avanti. Io nel dubbio il 4 rimango a casa, poi fate voi come cazzo volete. Allora, innanzitutto una nuova rubrica che è nata questo pomeriggio, che avevo un foglio bianco e ho scritto delle cose, che è il complotto della settimana. Sigla! Allora, non so voi, però, cioè, è un periodo che insomma, ne ho sentite molte, no? Allora, io vorrei proporvi un complotto. Questa settimana, sapete, molti di voi sanno che io sono fan dei complotti, cioè li conosco tutti. Cioè, dall'uomo non è stato sulla Luna, gli alieni governano. Ieri sera c'era Intrigo Internazionale. Ma non film. Conosci questo film? Film. Sì, ma sì. No, ma io guardo documentari del deep web. Ho capito, quindi tipo le Torri Gemelle. Le Torri Gemelle non le hanno fatte gli americani, okay. Innanzitutto. Cioè, scusa, l'hanno fatto gli americani, perché poi tutto è... Dove arrivare? Coronavirus? E coronavirus è colpa di 5G. Ok, giusto? E questo è pacifico. È giusto, Pierpaolo? Sì, a proposito di complotti, ieri sera ho visto il film La Grande Scommessa, parla della speculazione sul mercato immobiliare avvenuta in America nel 2008, quindi si parlava di GDO, di titoli swap, di varie cose, cocktail di prodotti finanziari incapsulati in cocktail di prodotti finanziari, su cui c'è stata una mega speculazione edilizia che poi ha fatto di fatto crollare il sistema, e la punta di questo iceberg è stato il fallimento di Lehman Brothers. Però la cosa bella, scusa, l'aggiungerei sul fatto che comunque è colpa di Bill Gates, perché comunque, giusto? Sì, perché c'era praticamente un baco su Excel, tutto qua, e quindi sulle virgole.
Vedo che sei però preparato. No. Sì. Potremmo lanciare un movimento complottista, però. Io sono di questa idea. Anzi, io ho un'idea che lancio a tutto il pubblico, che è quella di farsi un profilo chiamato Figa sei un grande, e andare sotto tutti i video di chi fa queste complottiste e rispondere a qualsiasi forma complottistica con Figa sei un grande. Figa sei grande. Figa sei un grande, cioè così. Per tutto il giorno. Giornata intera a scrivere Figa sei un grande, Figa sei un grande. Allora, detto questo, l'argomento di oggi è il processo decisionale in Agile, sempre un tema che ha proposto Pierpaolo così, d'amblè, giusto? Sì, io diciamo che il processo decisionale è una delle attività più complesse, secondo me, che c'è in Agile, in particolare per i PO, cioè cosa si fa, cosa non si fa, prioritizzare, cercare di definire il valore, eventualmente a fronte di un no dire perché non si porta avanti quell'attività, oppure fare proporre un'alternativa. Quindi mi sono fatto una scala mentale praticamente, e io sto pensando dal sì di sfida, ovvero quando c'è un'attività complessa però c'è un team molto coeso che si fa challenge continuamente, quindi porta avanti l'iniziativa. Davide, stai fumando nel microfono? Cioè, però anche io fumo, però non penso che mi sta arrivando in faccia il fumo. Il fumo delle valli del Veronese. Stavo dicendo, nel processo decisionale, dal sì di sfida, quindi un prodotto complesso, un progetto complesso, al no di opportunità. No di opportunità che significa? Abbiamo fatto l'inception, stiamo valutando le cose, ma ne vale la pena fare questo tipo di iniziativa? E in mezzo tantissime risposte. Come ci comportiamo noi di fronte alle sollecitazioni? Qual è il nostro processo decisionale nel portare avanti un'iniziativa, nello stralciare o nel rimbalzare un'iniziativa? Queste sono le domande che pongo a tutti voi, cari italiani, che ci state ascoltando. Quindi parlatene. Ci dividiamo in gruppi. Ci dividiamo in gruppi e ne parliamo. Io ho sentito ho montato il podcast l'altra volta, quando Pierpaolo ha detto parlatene, è successo. Cioè, ascoltatevelo il podcast che è uscito oggi, perché saltiamo tutti dalla sedia. Cioè, veramente è una cosa così, non era mai successa. E sicuramente uno dei temi principali è: ma è il product owner a decidere? Parliamone. Dividiamoci sempre a coppie. Ok, nord contro sud, sempre. Nord sì. Contro sud, sì. Va bene. Parliamone. Qualcuno? Sì, allora, prendo spunto da un'iniziativa che abbiamo fatto oggi in azienda, parlando di planning, ed è emerso per esempio il concetto di debito tecnico. Il debito tecnico si è connotato come alla fine un costo progressivo che noi andiamo a... il team, l'azienda va a sostenere, cercando di bilanciare quelle che sono le aspettative di business da un lato e comunque questo debito che noi abbiamo, che dobbiamo andare a risanare. In un modo o nell'altro, nel nostro processo decisionale, in funzione anche dello stato di maturità del prodotto, come facciamo noi a decidere se andare a colmare il debito tecnico oppure se è più opportuno magari rifare il prodotto? Qual è la cosa più sfidante? Qual è la cosa più opportuna da fare? Oggi uno dei ragazzi che ha partecipato al podcast, all'evento, ha sollevato una cosa. Ma una metrica per misurare il debito tecnico esiste? È oggettiva? Condividiamola, perché magari il business stesso, di fronte a una metrica che riesce in un certo senso a quantificare il debito tecnico, rispetto alla zavorra che questo ha nelle opportunità di business, magari potrebbe supportare lo Scrum Team a prendere decisioni diverse. È un argomento molto spinoso questo. Beh, sicuramente avere dei dati oggettivi è difficile, no? Cioè, quantificare il debito tecnico è difficile. A me è capitato ieri di generare debito tecnico, così. Cioè, tipo, dobbiamo fare una roba, però non ci abbiamo tempo, però segniamoci il fatto che stiamo generando debito tecnico. Lo accettiamo? Sì. Era un mese di lavoro, cioè non robetta, metto a posto una variabile e rilascio, cioè un mese di lavoro. Penso che comunque sia... cioè, io ritorno... Cosa ne farete? Ce lo dimenticheremo, come tutte le volte.
nel senso che lì sta la difficoltà, no? E perché ve lo dimenticate? Ce lo dimentichiamo perché siamo sempre, malgrado le roadmap, malgrado le stime fatte dal team e quant'altro, comunque il time to market è sempre molto stringente rispetto... Perché poi inizierà un altro progetto e voi non siete sì. owner di quel prodotto se non per manutenzioni varie e piccole e disinteressate, per voi sarà una palla al piede che dovrete gestire e avrete modo di lamentarvi, non perché mi sto puntando il dito, no? Dicendo ma ci abbiamo il debito tecnico. Beh, anche un'altra cosa, secondo me c'è molta paura a in questo periodo c'è un nuovo prodotto che sta nascendo proveniente dal mondo tecnico e... pensavo proprio era il nono mese, no, quello aspettiamo Pierpaolo che insomma faccia. Sarà una product owner donna. No, però ho notato questa paura di fare le cose fatte bene. Cioè, allora, secondo me nel momento in cui uno passa da, per esempio, dallo sviluppo a altre forme, Scrum Master, Manager, produttore, si stacca comunque dal mondo dello sviluppo e quindi c'è una forma di voglia di vedere risultati che cozza un po' col fatto di far lavorare le persone normalmente. È successo anche a me, cioè a volte a me è capitato in passato, adesso no, adesso non più, appunto perché ho vissuto poi il debito tecnico nella schiena, che è diverso, di dire vabbè dai sta cosa la facciamo così, poi vediamo, pensando che poi ci sia tempo per metterla a posto, però al tempo non c'è mai e quindi alla fine ti sei fregato da solo. E quindi questa settimana mi sono trovato a dire ma lascia fare alle persone quello che sanno fare meglio, se c'è bisogno di una settimana in più per poi non impiegarci 6 mesi a mettere a posto le cose, ma lascia fare. È un processo decisionale? Certo, è stata presa una decisione. Sì, da me, che sono il coach. È stata presa una decisione. E quindi già non va bene. Perché non dovrei prendere la decisione. Però tu stai dicendo, è stata presa una decisione o non è stata presa una decisione? Sì. Qual è stato il processo decisionale? Il processo decisionale è stato che il coach ha preso una decisione, quindi sbagliato. Sì. È sbagliato? E allora, se stiamo attaccati alle forme Scrum più severe, è sbagliato. Cioè, lo Scrum Master non deve prendere decisioni, deve creare le condizioni per permettere alle persone di prendere decisioni. È anche vero che quando ci sono degli scogli importanti e non vedi nessuno che prende la patata bollente in mano, che fai? E questo è un altro problema. Perché alla fine nessuno prenderà mai la patata bollente in mano, perché tutti penseranno che c'è il buon tiziano che risolve il problema. È vero, quindi sta innescando un secondo problema. Però è vero, sta innescando un secondo problema. Secondo me la chiave di volta è quando c'è una data vicina, dove molto per ognuno è mesi, anni, ognuno ha la sua ansia rispetto a una data, la domanda che ci si deve fare è: facendo questa cosa mi sto ingessando i piedi nel cemento oppure no? Ma poi se la fai una roba la devi fare, cioè non è che non la devi fare. Cioè, vai. Vi faccio una domanda: perché le persone non prendono decisioni? Secondo me la risposta è sempre quella: per paura di sbagliare. È perché nella nostra accezione, nella nostra anche realtà lavorativa italiana, tendenzialmente l'errore è considerato un elemento fortemente negativo e fortemente penalizzante. Io non sono totalmente d'accordo. E mi riaggancio al discorso che facevamo prima al telefono, perché io e Pierpaolo prima, per altre ragioni, è capitato che ci siamo sentiti telefonicamente. E secondo me le persone non prendono decisioni per una questione culturale. Cioè, siamo cresciuti in contesti aziendali, ma anche scolastici, universitari, in cui in qualche modo ci è stato inculcato il messaggio del o diventi un capo e quindi prendi le decisioni, quindi fai la tua scalata e quindi devi costruirti un percorso per cui devi essere uno forte, tra virgolette, oppure è meglio che fai quello che ti dicono gli altri.
se non entri in questa scala decisionale, sei stato inserito in qualche modo in un percorso per cui tu fai quello che ti dicono gli altri. Se dopo 15 anni hai sempre fatto quello che ti dicono gli altri, continuerai sempre a fare quello che ti dicono gli altri. Davide non è d'accordo. No, no, volevo chiamare se potevo parlare un attimo. Allora, Davide, ma sei, con la voce sei moggio moggio. No, no, sta pensando ancora a PayPal. No, no, ma, sto pensando. Ma ti posso dire una cosa? Ma non è che se ti manca la voce perché tieni, porti i pantaloni fino al collo? No. Perché sta cosa? Non l'ho capito. Grazie in piedi. No, è normale. Diciamo che questo... Non si è vista questa. Questo ragionamento è dal pomeriggio che va avanti. Voi dovete sapere, vabbè, è il momento di fare un caso Interlandi. È il momento di fare un caso Interlandi. Sigla. Allora, voi dovete sapere che io, Davide e altri membri del team abbiamo una chat WhatsApp in cui c'è per Paolo che non riesce a smettere di ridere. In cui le cose partono mediamente male e finiscono peggio, nel senso che alla fine io e Davide cominciamo a insultarci malissimo. Malissimo, tu sei un coglione, tu. E gli altri assistono a questa bagarra, però devo dirlo in pubblico, è bello perché so che sei mio amico e posso, sì, anche certo. Tu, e questa idea del fatto che tu hai comunque il cavallo un po' alto, un po' alto, può essere vista in chiave positiva o negativa. Negativa, vabbè, magari uno c'ha il cavallo alto, un po' sfigato, però quanto deve contenere questo cavallo? Quindi insomma, alla fine è anche un complimento, cioè, Davide, grazie, no? Grazie. Sì, grazie, sì. Grazie. Ok, adesso era un suono. Allora, dove eravamo rimasti? Ok, che... quello che avevo detto è che se per 15 anni sei stato abituato, ok, esatto, okay. Allora, io quello che stavo pensando mentre parlavate era questo. Adesso faccio un po' un ragionamento, vediamo se vi torna. Allora, noi abbiamo questa cosa bellissima che è Scrum, che per quanto mi riguarda mi migliora la vita, ok? Lavorativamente parlando mi ha migliorato la vita, sto meglio, quindi va bene, punto. Scrum, quindi cerco di dare anche una risposta a quello, alle domande che voi cercavate di fare, ovvero cercavate di dire, ovvero il processo decisionale da chi deve essere gestito. Io cerco anche di rispondere a questa cosa. In Scrum abbiamo lo Scrum Master, che in linea generica fa rispettare le regole di Scrum, il Dev Team e il Product Owner, che il Product Owner è l'owner del prodotto. Tralasciando un attimo cos'è il prodotto per ognuno di noi, che diciamo ci potrebbe fare un podcast su di questo, e secondo me sarà un prodotto, la birra. Secondo me, all'interno di un team Scrum ognuno prende le decisioni per quello che gli compete. Ma perché? Perché è forte in quello che sa. Quindi, quando ci viene chiesto, il product owner fa il business analyst e scrive le storie? Secondo me no, lo fa il dev team insieme, perché è capace e ha la responsabilità di scrivere quello che fa, diciamo. Dall'altra parte, il product owner, secondo me, dovrebbe essere sempre di più quello che è il business owner, che tante volte io non la vedo mai questa cosa. Cos'è il business owner? È quello a cui, secondo me, in tante realtà va a chiedere le cose al product owner. Se unissimo queste due figure in modo che il product owner possa prendere decisioni di business, sarebbe un vero product owner e quindi avrebbe il processo decisionale a pieno. Non ha paura di prendere le decisioni perché è il suo lavoro, non deve fare altro. Ha completa sintonia col team che fa il suo lavoro e quindi il processo decisionale sarebbe un po' più fluido, sempre, tra virgolette, in capo al product owner, ma supportato dal team. E quindi questa cosa del
mi inculcano da quando ero piccolo che c'è il capo che prende decisioni e quindi gli fanno il culo se si sbaglia. Con Scrum, secondo me, potrebbe essere molto limitato, ovvero distrutto, quello che hai detto, Andrea, verrebbe distrutto da questa cosa, ovvero noi siamo il dev team forti di quello che sappiamo e le prendiamo noi le decisioni. Tu, product owner, non intromettere come tante volte faccio io sbagliando, che mi ammazza, che dico ai ragazzi, ragazzi, ma per fare sta roba mi metto anch'io lì con voi, ci mettiamo un secondo, e invece loro mi dicono di noi, magari ci incazziamo. Questo non dovrei farlo io, ma perché lo faccio? Perché magari un product owner fa troppe cose o non fa l'unica cosa che deve fare, che potrebbe essere questa, secondo me, avvicinarsi al business, il business owner, e quindi product owner uguale business owner, e quando hai completa manualità e padronanza del business ti puoi interfacciare con quelle persone, e quindi a quel punto lì il debito tecnico, si fa prima il debito tecnico o si va avanti con i progetti? Il product owner decide insieme al team. Io ti dico due cose, secondo me, ho aperto la guida a Scrum. No, il primo è che così magari sì, ho detto qualcosa di sbagliato. Come da solite cose che si dicono, il PO deve essere una persona che ha un piede nel business e un piede nel team. Ok. La cosa invece che però su cui sono un po' dubbioso è il conflitto di interesse. Cioè, allora, Scrum è fatto. Allora, come direbbe Pozzetto. Sì. Allora, Scrum è fatto. Che i ruoli si bilanciano, si controbilanciano come nei tre poteri dello Stato. No? Cioè, c'è un bilanciamento per cui nessuno può prevalere sull'altro. Il dev team ha voce su... Sì, ma non a canna il gin, almeno un bicchiere. Non ce l'ho il bicchiere. Ma cazzo, ma questa cosa che non puoi avere un bicchiere sulla tua scrivania, cioè io non la capisco. Io non porto il bicchiere in camera. Ma non la capisco. Porta direttamente la bottiglia di gin. La canna il gin. Vai, che era un bel discorso. Vai. Un bel discorso. Allora, il dev team, potere assoluto su come fare le cose. Sul cosa, già scricchioli. Allora, lo Scrum Master sul processo, e vabbè, è chiaro. Cioè, con tutta la sua complessità, però secondo me dei ruoli è quello un po' più definito. È anche più facile, fare lo Scrum Master del team member, del product owner, secondo me, ma anche del business owner, come l'hai chiamato tu, la persona che chiede quello che c'è da fare, insomma, del marketing piuttosto che altre business unit. Cazzo, il product owner nel momento in cui accentra totalmente la il fatto di massimizzare il valore e chiedere cosa fare, c'è un problema. E il problema principale è che ti sei frizzato, Davide. Ok, sei tornato. E io ho visto casi in cui il business owner e il product owner sono stati la stessa persona e non riusciva a fare pace con se stesso su cosa tagliare. Cioè, è un problema veramente di bilanciamento di potere. Cioè, io mi domando sempre perché una persona, perché gli inventori di Scrum hanno pensato che fosse necessario una persona come un ruolo come il product owner, che perché? Io me lo sono chiesto. Cioè, lo Scrum non c'era all'origine, non c'era all'inizio. Non lo so. Ho letto da qualche parte che non c'era l'inizio di Scrum, non ho trovato le vecchie guide Scrum, ma mi pare che non c'era. Però sono due lavori nettamente diversi. Cioè, se da una parte hai la quantità di persone che ti chiedono, che conoscono il mercato totalmente, quindi sono totalmente sbilanciati verso quel cazzo che vuoi, il business, quindi marketing, che ne so, dipende da dove lavori. Dall'altra parte hai chi lo fa, uno sta sul processo, però effettivamente la persona super partes che dovrebbe continuare a far pensare alle persone dove sta il valore è quello che controbilancia il tutto. Quindi quando la persona, cioè se io dovessi decidere sul mio prodotto, io invento un prodotto adesso, che cosa è più prioritario? Ma pensandolo contemporaneamente io avrei problemi, perché la domanda che mi faccio è: sto facendo la scelta giusta? Cioè, forse c'è bisogno di una... Secondo me ci arriveresti, però. Perché? Perché secondo me ci arriveresti. Quando trovandoti di fronte alla necessità di scegliere, troveresti il modo di deciderlo. Se i soldi sono tuoi, secondo me.
ma se i soldi sono di altri, no. Cioè, secondo me è questa la cosa che smuove. Cioè, se io avessi una mia azienda, che alla fine del mese... Fammi pensare su questa cosa, sì. È facile fare il product owner con... cioè, l'imprenditore con i soldi degli altri. Non so come dire, cioè... ma nelle aziende è così, cioè, alla fine... O sei un'azienda piccola di 10 persone in cui il padrone, tra virgolette, nel senso il proprietario, quello che ci mette i soldi, e quindi in qualche modo è il product owner per definizione, o in un'azienda grande che può andare dalle 100 persone fino anche alle 10.000, 20.000, 100.000 persone, è chiaro che chiunque agisce non lo fa con i soldi propri. Secondo me quello smuove molto. Perché allora, se io ho 1 milione di euro, cioè i risparmi della mia vita, facciamo un esempio che non è vero perché non ce l'ho 1 milione di euro e non voglio neanche aprire un'azienda. Quindi sotto la sedia forse, vediamo. Eh? È nascosti nella sedia, nell'intercapedine della sedia. Oggi ho deciso di cambiarla, quindi prenderò una sedia da gamer, di quelli che hanno un supporto lombare adeguato. E, no, comunque, se io avessi 1 milione di euro che mi sono faticato in tutta la vita, ti dico, mi apro una nuova cosa, faccio una nuova startup o una nuova azienda, cazzo, quei soldi sono miei. Cioè io lì, cosa sono i ticket? Tiri fuori i soldi. Stavo cercando i 1 milione di euro nel portafoglio, ma non l'ho trovato. I ticket. E i ticket è una. Abbiamo scoperto essere una grossa moneta. Prendiamo un velo pesoso. Sì. No, però se io mettessi questo 1 milione, veramente notte e giorno sarei lì a pensare come viene speso bene. Quindi io sono a favore delle aziende padronali. Io ho vissuto aziende 20 anni fa, aziende padronali, che io mi ricordo che il padrone, quello che ci aveva messo, ci aveva cacciato il grano all'inizio, e che cacchio era sul pezzo. Questa cosa, più l'azienda si ingrandisce e più va a sfaldarsi. Quindi un product owner, cioè scusate, una persona che pensa al prodotto, se non va bene quel prodotto, vabbè, cambio lavoro. Cioè non ha questo peso umano legato al fatto che quel 1 milione di euro iniziale pian piano si va consumando, ed è una cosa che poi viene calata fino ai team di sviluppo. Allora, secondo me, perché le startup hanno startup boy, scusa, ti interrompo, la stai mettendo dal punto di vista che per lavorare bene devi averci i soldi, devi metterci i soldi in mezzo per essere motivato a fare un certo tipo di lavoro. No, non parlo di motivazione, è sempre una questione di soldi. Parlo di valore. Cioè, è diverso. Cioè, non è tanto. Sì, è una questione di soldi, sì, perché lavoriamo in aziende che. Sì, ho capito, però secondo me le persone spesso e volentieri fanno le cose indipendentemente dai soldi. Ma è giusto anche così. Sto portando i due estremi. Allora, da una parte è un'azienda padronale in cui uno mette 1 milione di euro e pretende risultati di valore, quindi guadagno, basta, punto. E quindi è molto lanciato su quello che è di valore, che poi di specchio dovrebbe essere quello che porta guadagno. Dall'altra invece è organizzazione mega in cui se un progetto fallisce, e vabbè. Cioè, sono i due estremi, no? In mezzo c'è tutto un livello di grigio che forse è la nostra realtà. Quindi il fatto che chi pensa al prodotto faccia anche un ragionamento critico su cosa sia più di valore, secondo me è un conflitto di interessi. E secondo me è il motivo per cui gli inventori di Scrum hanno pensato a un ruolo esterno che potesse controbilanciare come fa lo Scrum Master. Cioè, ragazzi, va bene tutto, però le cose vanno fatte così. Non so se mi sono spiegato, però il product owner è chiaro che la parte frustrante del product owner è invece il fatto che vorrebbe essere quello che pensa al prodotto. Però la guida Scrum dice: il product owner ha la responsabilità di massimizzare il valore del prodotto risultante dal lavoro svolto dal team di sviluppo, non di pensare il prodotto. Cioè, non c'è scritto da nessuna parte. Vabbè, c'è scritto che può rappresentare un comitato, ma è una persona singola. È molto fumosa. È giustamente, secondo me, molto fumosa, perché il product owner
è fortemente dipendente dal contesto in cui questo product owner esercita la sua product ownership, scusate il giro di parole, ok? Mentre lo Scrum Master in qualche modo governa il processo, come dicevi prima, e quindi in qualche modo è una figura che è più facilmente definibile per quanto complesso possa essere il suo lavoro, ok? Il product owner invece è una figura molto molto diversa da azienda ad azienda, e quindi la guida non poteva chiarirlo diversamente, per cui ha dato una definizione che giustamente può essere applicato dappertutto: massimizzare il risultato del lavoro sul prodotto fatto dal team. Forse la guida Scrum sulla figura dello Scrum Master dice, come dire, è più prescrittiva, nel senso definisce in maniera chiara i confini. Sulla parte sul product owner forse lascia più adito all'interpretazione, appunto perché lo stile di product ownership può chiaramente essere modulato in base al contesto, all'azienda, al dominio funzionale, alla industries, alle dimensioni dell'azienda, in generale questo sì. Però secondo me la cosa fondamentale, al di là di chi prende le decisioni, uno scoglio importante con cui noi ci raffrontiamo è come prendiamo le decisioni. Il come prendiamo le decisioni, che sia un product owner, che sia uno scrum master, che sia un dev team, come noi qual è il processo decisionale che noi facciamo per prendere una decisione? Deve essere cross funzionale il più possibile, se vogliamo rispettare lo spirito. Ha fatto un talk Provaglio a Venezia, sbaglio? Non so, parlatene. Non mi ricordo. Devo ricordarmi questa cosa. Non so se era lui o qualcun altro, che mi pare Provaglio, che parlava delle diverse no, non era Provaglio, era un altro, ma lo trovo, vai, continuate. Okay. Che Piero ha appena fatto la domanda, chi prende le decisioni? Giusto, no, io dico non chi prende le decisioni, perché ognuno di noi è portato sempre a prendere decisioni. Il dev team magari a scegliere sparo l'architettura, la tecnologia, il come fare le cose. Lo Scrum Master deve prendere delle decisioni magari su come rimuovere impediment, su come anche facilitare la gestione dei conflitti, eccetera eccetera. Il PO deve prendere delle decisioni su quale, come dire, percorso di business orientare il prodotto, sulla base dei riscontri del mercato, sulla base anche, come dire, delle dimostranze del team, ok? Quindi tutti quanti siamo portati a prendere decisioni, ragazzi, o meglio, a ciascuno di noi è richiesto di prendere decisioni. Poi c'è chi prende realmente una decisione, nel senso che sceglie rispetto a delle possibilità, e chi sceglie e chi decide di non decidere. Ma la domanda che facevo io, Davide, è questa qua: quali sono gli elementi che ci portano a prendere decisioni? Una persona, per prendere una decisione, di che cosa ha bisogno? Su questo volevo fare la domanda aperta. Allora, io è da un anno più o meno che categorizzo il livello di decisione che devi prendere, ovvero non sono decisioni più importanti o meno importanti, ma dipendentemente dall'argomento io come product owner non partecipo più. Quindi se è un argomento che si riferisce a un prodotto in manutenzione, parla direttamente con la persona del dev team che si sta occupando di quella cosa. Se è in sviluppo, se no va da solo. Se è un argomento che riguarda una nuova cosa associata a un prodotto, io insieme a una persona del dev team. Se è un argomento totalmente nuovo, che probabilmente sarà una perdita di tempo per il dev team, ci vado solo io. Questo non pone l'attenzione su qual è il processo decisionale. Cioè sì, ok, è un processo decisionale, diciamo, è un'ingegnerizzazione del processo decisionale, ma non è il processo decisionale. Anche sto giro, ovviamente, è il sesso degli angeli. Comunque, questo talk diceva, non l'ho trovato, no? Che diceva che ci sono, vado un po' a memoria, sostanzialmente dipende dall'importanza della decisione e dalla velocità con cui questa decisione deve essere presa. Perché l'ideale sarebbe quella che la decisione avviene in una maniera collaborativa. Quindi ci si incontra tutti quanti e si trova un modo per decidere, convergendo verso una decisione, ok?
Chiaramente è un processo che però richiede tempo. Potrebbe richiedere molto tempo convergere verso una decisione, soprattutto se è una decisione importante. Talvolta questo tempo non ce l'hai, quindi se hai una decisione immediata, ok? La deve prendere una persona sola che ha il potere di prendere una decisione grave, difficile e veloce. Ok? E c'era tutto, devo ritrovare che c'avevo pure degli appunti, c'era tutto una mappa che permetteva di vedere come si potevano applicare diverse tecniche decisionali a seconda del contesto in cui la decisione veniva presa. Diciamo che va bene, sì, non l'ho seguito, però mi ci trovo. Però il discorso è che poi si cerca sempre di razionalizzare un comportamento umano. Cioè, alla fine la persona che deve decidere è un essere umano, quindi dubito che nella sua testa ci sia questo ragionamento. Cioè, è chiaro, è sempre difficile questa cosa. Alla fine nel mio, per esempio, per il mio caso, se c'è un problema in produzione è grave, tendo a decidere io, ma non sul cosa, non sul come, ma sul cosa. Cioè, dobbiamo metterlo a posto. Cioè, fermi tutti, dobbiamo metterlo a posto. Però da Scrum Master, da coach, è naturale. Se questa, se questa anomalia fosse di business, non saprei. Però ti faccio una domanda. E se nel team, all'emergere di un processo, di un problema di produzione, un'altra persona dicesse fermi tutti, dobbiamo metterlo a posto, varrebbe lo stesso? Secondo me vincerebbe il bilanciamento dei poteri, dei ruoli. Non l'ho capito. Allora è come per il debito tecnico. Cioè, quando è, allora c'è sempre nel team qualcuno che dice sta cosa è anni che la dobbiamo portare a mettere a posto, e per lui è la vita. Poi c'è quello che non gliene frega un cazzo. Magari un produttore che dice io i risultati li ho raggiunti, sai che cazzo me ne frega, ed è difficile. Secondo me qua lo Scrum Master, il coach è fondamentale, perché cerca di far ragionare le persone su effettivamente se quello sia un problema o meno e se sia di valore o meno. E comincio a pensare, in questo ragionamento che stiamo facendo, che il ruolo dello Scrum Master è più importante di quello del Product Owner. Però in questo modo tu stai dicendo che lo Scrum Master si sta delegando una responsabilità non necessariamente sua, che potrebbe anche sbagliare, potrebbe non essere la persona più titolata a fare questa scelta. No, io non sto parlando di che sia lo Scrum Master a scegliere, ma che davanti a degli interrupt, che sono il debito tecnico, il fatto che c'è da fare una cosa, entra un nuovo progetto e quant'altro, lui dedichi del tempo per far pensare le persone. E questo è diverso. Cioè, così. Fermarsi, che ne so, durante lo sprint planning e dire al team, caro team, ci abbiamo 100 di debito tecnico, detto che 100 senza unità di misura perché non sappiamo come misurarlo. Abbiamo 100 di debito tecnico, ci avete pensato a questa cosa? Che vogliamo fare? È ben diverso dal dire, cari, abbiamo 100 di debito tecnico, questo sprint ce ne pigliamo 10. Allora, io penso che cioè, a meno di team che non abbiano dei leader forti, secondo me servirebbe un leader per posizione, cioè per bilanciare veramente. Cioè, nel dev team, che è composto da 3 a 9, sì, si spera che ci sia un leader. Ma non è detto, perché nel dev team ci sono delle dinamiche veramente molto... Dovrebbe esserci 9 leader. 9 leader. E poi? No, ognuno leader in un contesto. E contemporaneamente follower. Allora, diciamo, bello. Bellissimo. Bellissimo. La realtà è... Secondo me deriva tutto da quella cultura che si è creata nelle aziende, nelle scuole, nelle università, in tutto il mondo, che vale in Italia ma vale anche all'estero. Che non ci può essere. Che ci sono alcune poche persone elette che possono diventare leader e gli altri che sono tutti follower. Però diciamo nella realtà classica. Cioè, vabbè. Va bene, chiaro, se ti va male non c'è neanche un leader nel dev team, se ti va bene ce n'è uno, se ti va male ce ne sono due,
se ti va male ce ne sono due che hanno idee contrarie. E a quel punto effettivamente il produttore che cazzo fa? Cioè, c'ha da una parte chi spinge dalla parte, dall'altra parte tecnica il dev team, e quindi si ritrova in mezzo. Per quello che dico, il ruolo dello Scrum Master secondo me è più che altro per aumentare la consapevolezza sul problema, poi decide. Ma io vedo Piero fermo con gli occhi chiusi. No, ci sono. Perché è vecchio. Era frizzata. No. Io stavo pensando a questo. Alla fine, ritorno alla cosa che ho detto prima, il processo decisionale. Cioè, perché si prende una strada anziché un'altra? Secondo me non è tanto chi decide, ma come arriviamo a prendere quella decisione. Ok, rispetto a due feature che hanno il medesimo valore e il medesimo costo, quale scegliamo fra le due? Secondo me la cosa fondamentale per cui è difficile fare il PO, ma è difficile anche fare gli altri ruoli, è che facciamo fatica a oggettivizzare il valore. Ok? Perché facciamo fatica sostanzialmente ad argomentare il nostro pensiero con i dati. Uno può esprimere un'opinione, quella che è una sensazione, e spesso il nostro processo decisionale si basa su questo. Cioè, io a sensazione vedo che questa roba è più difficile di questa, dopo che ci siamo consultati insieme al team, quindi lo Scrum Team a sensazione vede che quella è più complessa, vede che andare in quella strada è più difficile, eccetera eccetera. Ma quanti di noi... Ma il costo qua, o l'ipotetico costo, okay. Non il valore. Ok, ma quanti di noi riescono a suffragare una decisione con i numeri? Quanti di noi fanno magari analisi upfront previsionale per un qualcosa? Un secondo, perché sì. La cosa che sto notando io è che tanti di noi abbiamo delle opinioni, ma pochi poi effettivamente cercano di verticalizzare sui dati, appunto per cercare di sostenerla diversamente una decisione. Però, dato che trovare un modo di misurare è sostanzialmente impossibile. No, magari qualcuno poi ci riuscirà, però a me ancora non l'hanno insegnato. E c'era un modo per misurare il costo. Storicamente nelle aziende il costo è sempre misurato in quanto tempo ci metti per fare questa cosa? 10 giorni uomo, un giorno uomo vale 200 euro, dico una cifra per dire, questa cosa costa 2000 euro, stimata chiaramente, poi le stime sono tutte sbagliate, lo sappiamo, però c'era un modo per oggettivizzare il costo. Che cosa ha fatto di bello il mondo dell'agile in generale? Ha tolto questa cosa. No, non dobbiamo più stimare in giorni uomo o, scusate un attimo, lo abbassi questo volume, scusate. ha tolto questa cosa, no? Introducendo in molti team usano gli story point. Gli story point sono nati per comparare il costo, ma non per misurarlo effettivamente o per stimarlo effettivamente, per dire questa cosa da 8 story point mi costerà probabilmente di meno di questa cosa da 13. Se volete, ha tolto l'oggettivizzazione sul costo. Allora l'esperimento che si potrebbe fare, no? Sì, allora ti dico un'esperienza che stiamo finire solo una cosa, finisco. L'oggettivazione che si potrebbe fare, perché non provare con un team a fare un esperimento di, oltre a fargli votare gli story point, di provare a far votare con una scala che ci possiamo inventare tipo ABC cosa vale di più? Però i famosi value point, però è compito del dev team. Anche perché diventa owner del prodotto il dev team. Sì. Se no, il dev team sembrano, come dicono alcuni miei amici di un team, gli uomini del computer che devono fare semplicemente quello che viene detto. No, la volevo mettere su un altro piano. Io e Pierpaolo stiamo seguendo il corso di certificazione di Six Sigma. Faremo dei podcast a parte, che è un mondo. Allora, la cosa impressionante di Six Sigma, che magari... Six Sigma, avevo capito Sin, il famoso Sin, che è quello che tu vai in carcere e poi esci. Six Sigma, l'approccio che ha, che è fortemente quadrato, è che oggettivizza matematicamente tutto. Allora, se tu devi fare un progetto di miglioramento nel tempo su
servizi, processi e quant'altro è fenomenale, nel senso che la cosa che mi porto a casa, indipendentemente dal fatto che non ci siamo ancora certificati, è che tende, vuole l'oggettivo, vuole il fatto che siano i dati a parlare, e, ed è questo secondo me quello che deve trainare, ma non perché la matematica vince sull'uomo, non so come dire, ma perché è l'unica forma di linguaggio che possono comprendere tutti. Ah già, il ma gli story point vanno in questa direzione, però cioè, allora usciamo dagli story point un secondo, usciamo dal value point un secondo, sperimentiamo. Ok, tu non puoi pensare di beccarci al primo colpo, perché secondo me al primo colpo se ci becchi è una botta di culo, cioè, o sei veramente uno che cazzo, cioè, quel mondo lì è la tua vita, oppure è molto difficile che tu ce la prendi, ci prendi primo la prima botta. Quello che puoi fare è sperimentare, e qua entriamo nel mondo degli esperimenti. Quindi se noi parallelamente avviamo tre esperimenti consecutivi, quali che siano, ne falliscono due o ne falliscono anche tre, però in quel modo, solo in quel modo tu puoi dire ho sbagliato, altrimenti come puoi decidere? Cioè, ritorno al discorso che diceva Pierpaolo, la paura di sbagliare, però è sbagliando che impariamo, e quindi se togliamo sta componente non c'è mai niente. È che non parliamo di dati, dati di vendita, dati di qualsiasi tipo. Vai. Ritorno a quello che diceva poco fa Andrea, che Scrum giustamente ha tolto, come dire, l'assolutizzazione di una quantità e ha introdotto il concetto di relativizzazione della difficoltà. Però se vogliamo è anche questa un'oggettivizzazione, no? Nel senso, la funzionalità 1 stimata, che ne so, sì, forse ho usato il termine sbagliato, oggettivizzazione. No, però voglio dire, se vogliamo dal punto di vista dello Scrum, quindi dei costi, un minimo di regola oggettiva è stata fatta. Quindi una storia, tra virgolette, una user story, un item costa di più di un altro perché il team l'ha stimato di più. Ok, io direi che questo qua è un ragionamento comunque lineare, pulito, che ci ha aiutato tanto a prendere decisioni. Okay? Prendere la decisione di splittare la storia, di rinviarla, di non farla, eccetera, eccetera. Il viceversa, secondo me, è un qualcosa di ancora più complesso che non facciamo. Quando dicevamo il concetto di value point, ma una feature è più importante di un'altra, un progetto è più importante di un altro, la gestione dei conflitti, la decisione per diramare un conflitto, come la prendiamo noi? Ma se tutti parlassero matematicamente, faccio un ingegnere veramente quadrato per 5 minuti, siamo tre ingegneri su 4, penso di alzare il livello di nerdismo a un livello di comfort, però cazzo Davide ha lavorato in economia, più date dell'economia, questa. È che non parliamo la stessa lingua, cioè quando uno gli viene l'idea, si sveglia la mattina, fa colazione e con una, tra l'altro con del latte freddo, no? Cioè fa dei, cioè esterna al mondo, queste cose, ok? Fa dei podcast pure a colazione. Ma può essere, perché no? Cioè in inglese magari. E spara una serie di cagate fondamentali. In t-shirt nera. Sì. E spara una serie di cagate enormi e dice ci ho avuto l'idea del secolo. Ma voi, ma quante idee ci ho avuto io nella vita e comunque non sono ricco. Cioè, nel senso... Quello che manca è che il linguaggio del business spesso, cioè scusa, non linguaggio, il business è molto più artistico rispetto all'execution. Cioè il mondo dell'execution è molto ingegnerizzato, dove ingegnerizzato vuol dire tante cose, vuol dire processo, vuol dire tecnologia, vuol dire... Il mondo del business invece viene visto come pura arte. Allora, io faccio il musicista nel tempo libero. Vi assicuro che anche produrre una canzone ha dei processi ingegneristici. La musica, dubito che, cioè, se spari 50, se ti vengono in mente 50 prodotti al giorno, cazzo, ma fatti la domanda perché te ne vengono in mente 50, o sei veramente il nuovo
Galileo, Leonardo da Vinci, oppure ne hai sparate almeno 49 che non servono un cazzo. Cioè, adesso non voglio dire, se questa cosa viene ribaltata su chi deve sviluppare e poi non viene calcolato, non viene misurato quello che fa, quello che produce, ma di che cazzo stiamo parlando? Allora io appoggio molto le metodologie di economiche, penso che siano più economiche sul prodotto, che tendono a fare ok, c'ho l'idea, la devo validare, quindi Lean Startup ad esempio la valido, se è una merda l'abbandono. Secondo me non c'è il coraggio di abbandonare le proprie idee. Se io dico che da domani andiamo in giro con il mutante in testa, come diceva Woody Allen, che cazzo mi dite? Di andare, sei pazzo. Invece molte volte non viene detto, e queste persone sono ancora lì a pensare che le mutande in testa siano il trend del 2021. Non voglio dire, però cazzo, nel momento in cui entra un'idea avrà dei parametri, ma questi parametri sono studi di mercato, sondaggi. Invece no, si spara nel mucchio sperando che la propria idea abbia successo. Ne spari 15, cazzo, statistica, dopo i 30 entriamo nel regime della gaussiana, vero Pierpaolo? Statistica l'abbiamo fatta ampiamente, cazzo, dopo le 30 misurazioni entra nella gaussiana, una te ne entra che ti fa guadagnare qualcosa. Vogliamo parlare di cigno nero, gaussiana lunga, code, quelli che fanno, che finanziano le startup, no? Io mi ricordo Jacopo Romei quando abbiamo visto uno dei più bei meetup che abbiamo mai visto, soprattutto per la location del divano. Eravamo spaparanzati sul divano in questa startup con la cucina dentro l'ufficio, e lui diceva: perché finanziano le persone che hanno i soldi, finanziano centinaia di startup? Perché sperano con tutto loro stessi che almeno una su 500 abbia una botta di culo, ma la botta di culo, e gli faccia ritornare i soldi. Ritornare i soldi non si può sentire, però diciamo, guadagnare veramente una cifra di soldi. E loro hanno speso 1 miliardo di euro, cazzo, poi ne entra una e ne guadagnano 20. Però non è scientifico, cazzo. Cioè, non è scientifico, ma soprattutto non è ragionato. E questa è la cosa che secondo me non è. Il processo decisionale, il product owner, può alzare la consapevolezza, ma porca miseria. Esiste, perché se no mi viene da dire, visto che c'è Davide collegato, giusto? Sei collegato? Sì. Alla grande. Che le facoltà di economia potremmo chiuderle domani. Domani uno si alza la mattina, spara una minchiata, la provi e va, ma avrà studiato Davide qualcosa che ha un senso oppure no? Io mi scusate, però questo è un caso Interlandi, mi dedico una sigla, perché non va, sigla. Vai dopo la Coffin Dance, che bellissima. Davide, che cazzo ne pensi? Sei te quello lavorato in economia? Porca miseria. Stavo ascoltando. Ormai c'hai i pantaloni che sono sotto il gozzo. Io invece vi dico una cosa. Nello spazio wiki della ristilizzato Innovation Community, io ho messo una home page che è la foto di Edward Deming con una frase. Deming, quello che Plan, Do, Check, Act, con una frase che è questa: senza dati sei solo un'altra persona con un'opinione. Ah sì, e che alla fine non siamo persone con opinioni e basta. Qua. Chiacchiere e distintivo. Ma così come i dev team che dicono: secondo me non è giusto far così. Premesso che l'opinione di tutti va bene, però se vogliamo mantenere fede, il dev team dovrebbe essere. Se tutto il processo, da chi pensa al prodotto a chi lo sviluppa, è sano,
dovrebbe veramente fidarsi del fatto che sta facendo una cosa che ha un senso. A volte, anzi, più che a volte, spesso sento dire: ma perché faccia sta cosa? Comunque, ora ritorniamo invece al famoso Ginefin. Come si chiama? Ginefin? Ginefin. Basta, mi ricordavo di fare un'altra parola. Okay. Nell'ambito del complesso è tutto molto più difficile. Le misurazioni sono molto più difficili da trovare e da individuare, da misurare. Dove entra in gioco l'empirismo è proprio nel momento in cui fai una cosa per vedere che risultato ottieni, perché non hai i dati alla mano per poter prendere una decisione. Quindi avere i dati, è vero che abbiamo opinioni, alla fine ci muoviamo spesso con opinioni, ma proprio perché in alcuni contesti avere i dati per poter decidere è talmente difficile che se tu aspetti di avere i dati a disposizione non decidi mai. Poi sono d'accordo effettivamente che se non hai i dati sei soltanto una persona che porta un'opinione. Sì, però è come... scusa, poi Davide fai un'ora di podcast, però è come pensare di avere una macchina senza l'indicatore di benzina. Lì è un sistema complicato. Lascia stare, infatti... Infatti viene visto come complicato, non come complesso. Però chi è che prenderebbe una macchina senza l'indicatore di benzina? Cioè, sfido chiunque. Giochi, allora lì prendi una decisione, giochi con un rischio e dici: ok, io entro su questa macchina, ho bisogno di andare da questo posto a questo posto. Non so quanto carburante ho, l'indicatore non funziona. Ok, se non prendo la macchina, io in quel posto non ci arrivo e perdo X. Ok, magari devo andare a incassare dei soldi che perderò. Se prendo la macchina ho la possibilità di arrivarci o di non arrivarci. Se non ci arrivo avrò perso X comunque, però mi sono giocato una probabilità di arrivarci, quindi anche però, senza l'indicatore lo faccio. Però spesso le persone prendono Range Rover con le ruote del 22, tornando a un vecchio, tornando a un vecchio giusto Davide? Amico. Okay. Invece che prendersi la Micra 800-900, che non consuma niente, cioè il problema è questo qua, che ci sono molti più Range Rover 3000 turbo intercooler piuttosto che le Micra 900. Allora, prima di fare un Range Rover 3000 turbo, vacca miseria, ma fai la Micra 900. Ma lì esiste un'altra misurazione della figosità, come si dice? Non lo so. Che genera, pensalo tu e diventa uno standard. Fai tu. Quindi do una misurazione di quanto sono figo. Col Range Rover 3000 turbo con i cerchi del 22... c'è un livello di figosità diverso che non con la Micra 900. Però se rimani a metà dell'autostrada sei comunque un coglione rispetto a quello con la Micra che passa. Sì, però sei un coglione figo. Ho capito, però rimane un coglione. Il problema è che non abbiamo il coraggio di dire a uno: mica sei un coglione. Cioè, Davide, ti prego, tira fuori. Però l'indicatore della benzina ce l'hai per 3000. No, io parlo a tutti senza indicatore di benzina. Però se tu dovessi andare da un punto A a un punto B, prenderesti un Range Rover 3000 o una Micra 900. Cazzo. Ok. Devi prendere questa di bello, c'hai due macchine davanti. Non sai quanta benzina hanno. Allora. Fai il fenomeno con la trap per mezza autostrada oppure arrivi al punto B. Davide. Allora, su questo argomento io mi sento di cercare di capire un attimo. Allora, innanzitutto non si guardano i dati perché è difficile e bisogna usare la testa per misurarli. Punto. Quindi, non è neanche, non te lo insegnano, perché te lo insegnano. Esami di statistica ci fanno anche economia, quindi sei... Quelli che si vendono i prodotti che non sono imprenditori sono tutti economisti, probabilmente, o almeno si spera. Gliel'hanno insegnato anche, statistica si fa. Però è difficile, è più facile inventarsi i prodotti e cercare di vedere se vanno che mettersi lì e spendere un'altra settimana per fare statistica fatta bene, anche se ti aiutano. Perché quello che sto notando io è che neanche se ti aiutano ti metti a farla.
ok? Quindi pur avendo supporto dell'aiuto non c'è è una cosa difficile, una cosa che stufa, è una cosa che, ma sì, tanto finché ce n'è andiamo, no? Va avanti, allora, avanti. Metti aziendalmente, Davide, quando si fa il budget aziendale quando si devono stabilire i progetti strategici, io immagino che ci sarà un criterio per il quale a fronte di un funnel qualcosa viene stralciato, sì, e qualcosa va avanti. Lo dico io qual è il criterio. Qual è l'elemento? Esatto. Il budget dell'anno precedente più qualcosa se si è guadagnato. Questo sì, e questo è il budget, ma voglio dire, il criterio di scelta delle iniziative qual è? La fiducia sui dirigenti, che si inventano qualche prodotto. Se tu ne hai in 3 anni ne hai presi 4 su 4, hai voce più, hai più voce in capitolo rispetto a uno che ne ha preso 0. Esattamente. Quindi questo è un dato, Questo è un dato. Certamente, ma certo. È un dato facile. È sempre un dato. No, è diverso, perché se ti mettessero a te a farlo invece, anche solo a chiederti, ma Pierpaolo cosa faresti per vedere se potrebbe andare, gli tiri fuori 30-40 valori e gli dici incrociamoli, vediamo, però non stanno lì con te, questa è la differenza, ma lo devi fare tu. Quindi io ci metto come punto fondamentale la difficoltà. Poi, per quanto riguarda tutti gli altri discorsi che abbiamo fatto fino adesso, come si fa a inventarsi un prodotto? Si guarda il mercato, forse, se sei capace di guardarlo. Sicuramente all'università non ti insegnano niente su questo, e soprattutto ad oggi, almeno in Italia, per quanto mi riguarda, e se riguarda me, che sono andato in una delle università, una delle due, non ci sono più importanti, diciamo, non ci sono persone, imprenditrici o dirigenti aziendali che ti fanno lezione. E quindi, che io su questo, come litigo con voi, litigavo anche con i professori a scuola, quindi figuratevi cosa veniva fuori, non possono darti quello spunto in più attualmente in Italia. Quindi si fa, come posso dire, si fa il registro scolastico, quindi le solite cose che ti insegnano. Dopo ti trovi in azienda e, in base alla fortuna che hai di avere un responsabile sopra di te che ti insegna, vai verso un'altra direzione. Però scusa, vai, facciamo un caso concreto, domanda. Il Vagin, visto che non aveva detto anche gli sponsor che ci dà musica, e ma poi perché, il Vagin. Aspetta che ti fermo un attimo, perché in tutto questo, va bene, sono laureato in economia, va bene tutto, ma io ho lanciato il Vagin, no? Ok, ci avevi tot. E c'era un budget. Ok, era tuo, come dire, interesse il fatto di non avere il conto in rosso? Molto interesse. E ritorniamo al discorso del padronato e quant'altro. Però io sono venuto da voi e una delle cose che vi ho detto, penso, perché è passato un anno e passa, è stato: ma Gini in Italia? No, forse sono sicuro di avervelo detto, ma perché non sono mai stato un consumatore di gin. Sì, c'era questo. Magato si è nato nell'80 e abbia vissuto gli anni 90 fatti di cocktail. Bevevi Cuba Libre. Bevevo Cuba Libre. Sì. Gin tonic forse. Va bene. Però io la domanda ve l'ho fatta, cioè, nel senso, ma perché gin? Quando gli italiani vanno a vino e birra sta crescendo e cappa. Certo, no? E c'eravamo già fatti questa domanda prima, guardando qualche studio di mercato, perché la realtà di Vagin qual è? Che io e Matteo, che è il mio amico, non è che ci siamo messi a fare il gin perché sappiamo fare solo il gin. Noi abbiamo distillato di tutto e potremmo fare, tra virgolette, ad oggi un po' quello che vogliamo, a parte i distillati, quelli da invecchiare nelle botti, che bisogna comprare le botti. Però a un certo punto abbiamo deciso il gin perché ci piaceva, ma anche perché attraverso delle analisi di mercato abbiamo visto che c'è in corso una esplosione, che una bolla che si sta ingrandendo ancora di più, tra cui l'Italia si sta infilando tantissimo. Cioè, per dirci, i birrifici artigiani in Italia siamo... fine, la bolla è finita, il gin siamo al 35%. Quindi anche perché se mi fai una bottiglia da 33 a 6 euro, vattene a fanculo. Esattamente. Adesso, quindi
Andrea, scusa, io amo la birra, sopra io il vino, ogni cosa. Sì, più di fumare. E ti ricordi, certo, Tiz, quando da in alcuni casi però un bicchiere di vino è un bicchiere di vino. Sì, non conosco il vino. Partiamo da... Aspetta che prima che dilaghiamo vado avanti un attimo con la discussione del vagino. E ti ricordi, Tiz, quanto abbiamo parlato del prezzo? Adesso lasciamo stare un attimo. Però, ed è tutto scaturito da un'analisi di mercato, ok? Quindi, dopo naturalmente ci sono i costi da dover rispettare. Ma le vendite come vanno? Quando abbiamo fatto le persone. Bene, vanno bene, a parte quando, il 4%. Quando abbiamo fatto le personas, c'era da mettersi le mani nei capelli. Perché? Perché Tiziano ci ha messo davanti a un problema, che è diventata un'opportunità naturalmente, a cui non avevamo pensato. Adesso, tu dimmi quale business owner della minchia in qualunque azienda italiana si metta lì a fare sti lavori. Secondo me nessuno. Adesso, grazie al cielo, noi li abbiamo fatti, speriamo che vada anche bene, però sono tutte pratiche che bisognerebbe fare anche solo per farsi la domanda. Certo. Non viene quindi insegnato, quindi Davide, se c'è qualche professore dell'università che vuole... Tu dici, Davide, uno si inventa un prodotto così, poi magari si inventa un'azienda così, su un'opinione, va avanti così a supposizioni. No. Io in quello che tu hai raccontato, io vedo che c'è un processo decisionale, Davide. Beh, ci sono solo io in questo momento, quindi c'è per forza un processo decisionale. Però che ci solamente tu. Comunque tu hai raccontato degli step che ti hanno permesso poi di prendere delle decisioni. Sicuramente, sì. Quindi il processo decisionale è dipendente da quante persone puoi prendere la decisione. Sì, è che il processo decisionale è molto più complicato quando sei in tanti. È chiaro. Ma è sempre un processo decisionale. Ecco. Però mi ricordo che quando avevamo fatto le personas, io mi sono presentato con i moduli in bianco. Sì, e me l'avevi dati a me. Sì, te l'ho dato e ho detto, senti, devi pensare alle persone che volete raggiungere. Alle persone che volete raggiungere. Ed erano venuti fuori dei profili molto cinici. Era molto fuori la tipa che si fa pagare da bere. Sì, era venuta fuori la gnoc, la super figa, diciamo, che si fa sempre pagare da bere. L'influencer che deve la tipa figa. Sì, poi c'era il business, la persona del business, il big money, c'era anche. Sì, che compra la bottiglia costosa perché vuole fare bella figura, c'è scritto vagina. Poi c'era io. Il bartender, cioè c'erano tante figure ed era molto cinico il ragionamento. Comunque, Pier, per rispondere alla tua domanda, io non dico che le aziende si fanno così su supposizioni, ma per rispondere alla domanda di Tiziano che diceva in aziende molto strutturate in cui vengono sfornati tantissimi prodotti e tu hai delle singolarità che sfornano 40 prodotti all'anno e prima o poi ne imbrocca una, se minimamente dopo averla pensata facesse un po' di questo lavoro, tra cui valutare i dati. Io non dico che lo faccia lui, perché tanto non lo fa, non si fa adesso e non lo farà mai, ma almeno farsi aiutare, tantissimi progetti finirebbero. Però dividerei veramente la generazione di idee, che è un processo probabilmente artistico, da chi supporta queste persone. Cioè, ecco, anche a me piacerebbe il fatto che ci sia uno che è slegato completamente dall'economia, che è slegato completamente da tutto quello che è il cinema che viviamo tutti i giorni e che passi la giornata a fare l'artista e pensare ai prodotti. Però poi ci deve essere uno step, che è quello che dice: sì, vabbè, sto prodotto è irrealizzabile, sto prodotto è troppo presto, questo prodotto non serve un cazzo, questo è buono, lo portiamo avanti. Cioè, nel senso, anche qui noi vorremmo dei profili non a T, cioè orizzontale e con una verticalità, non a M. Noi vorremmo persone che sono in grado di pensare al prodotto, calcolare il ROI e fare indagini di mercato, prenda la giusta decisione, lo implementi e l'ampio parcheggio, che cazzo. Cioè, servono effettivamente delle verticalità Esatto, è proprio per questo motivo, Pier, che vado avanti un attimo con il discorso di Tiziano.
c'è qualcuno che li supporta, queste persone, e dovrebbe essere così. Invece in una situazione come la mia, cioè c'è una frase che mi piace, che ci siamo detti io e il mio amico, che se siamo in due che sono d'accordo non ci ferma nessuno. Se sei in due che sei d'accordo, cioè non ti ferma nessuno, perché non è che io, tra virgolette, sono venuto da te e ti ho detto facciamolo, so tutto io e va tutto bene, non ti preoccupare, ci credo io e me la faccio io, hai capito? Quindi è molto diverso dal processo decisionale che sto affrontando io da solo, da quello che affrontiamo in un'azienda strutturata, quotata, che è proprio diverso. Certo. Sì, però dividiamo anche, concludendo, il discorso che gestire i processi e l'implementazione è ben diverso da ideare un prodotto. Invece io vedo delle intersezioni pazzesche di persone che dovrebbero pensare il prodotto la mattina e la sera e fregarsene di come viene realizzato, che poi viene fatto i conti in tasca e battene a fanculo. Questo è il discorso. Cioè, Andrea, ho detto una cosa... Stavo pensando a tutt'altro. Ok. Stavo pensando che oggi non lo abbiamo nominato. Ma chi? Pierpaolo? No, io non lo dico. Io non ho capito. Ma come chi? Pierpaolo. Ma Jürgen Appelo! Sigla! Allora, io non ho particolari news di Jürgen Appelo. Neanche io, però stavo pensando al Delegation Poker. Ok, vai. No, però ne parliamo in un prossimo podcast. Però, Jürgen, fai qualcosa, perché oggi mi è arrivata forse una mail. Che... Pure a me è arrivata un'email, un sondaggio. Che io ho aperto e diceva, saresti disposto a pagare per un workshop da remoto? No. Sì, no. No. La seconda domanda è, quanto saresti disposto a pagare? Ma se ho detto no. Figa Jürgen. Però sta cosa sta mettendo in difficoltà parecchi agilisti e consulenti in generale. Cioè, devo dire che non li invidio per niente, perché comunque sia... Comunque ora che ero andato sul sito della Agile Business Day per trovare quella cosa, ci sono le date di Venezia 13 e 14 settembre. Che è la famosa città lagunare che costa tanto, sì. Che parlatene. Quindi confidano particolarmente nel poterlo fare. Ma fisicamente? Agile Business Day, 12 di settembre 2020, Venezia. Ma io ho capito che era da remoto. E perché scrivi Venezia allora? People Day forse era da remoto. Il Basta, a settembre siamo ancora qua in pigiama, cioè. Sicuramente. Ma di che cazzo stiamo parlando? Hai capito. Cioè, vabbè, comunque un giorno vi farò la foto delle casse di birra che mi sono bevuto da febbraio. Quanto hai speso in birra? Ah, lo sai che questa, oggi ho aperto il frigo ed era la mia ultima birra. Io faccio così, vi dico la mia spesa. Una volta a settimana arrivo, prendo carrello, c'è una certa lotta nella fila. Certo. Mantenete distanze. Mantenere distanze. Io solitamente lancio addosso a persone che non mantengono le distanze il carrello. E cazzo, ho appena visto Davide sul video della Agile Business Day. Ah, sì, è vero che si è comparsi. Poi entro e la prima cosa che faccio è prendere una cassa di Moretti. Cioè, la prima cosa, inserirla nel carrello. Poi due o tre birre, il gin di qua di là e poi vado a comprare tutto il resto. Quindi io morirò, io a settembre non ci arrivo. Io ve lo dico, l'ultimo podcast era Coffin Dance con le bare, ma io non ci arrivo. Non so voi. Finisco il podcast perché mi sta venendo il cervello, che voglio dire questa cosa qua. Ti sta venendo il cervello, era ora. Mi sta crescendo il cervello. La volete vedere una foto del cane, di Leone? Dopo la vediamo. Un'altra foto. Dopo la vediamo, perché il podcast, sai, è audio. Sì, cioè, quelli che ti ascoltano, abbiamo parlato del processo decisionale.
che comunque sia è un bel argomento. Dopo siamo finiti sul un po' di imprenditoria, un po' di prodotto, un po'. Però guardate che farsi un prodotto proprio, crederci, è bello. È bello, bello. Infatti io non capisco neanche come questi famosi inventori di prodotti che ci sono nelle aziende possano disinteressarsi così tanto dopo che l'hanno ideato. Perché è proprio... cioè una anche cosa perché non l'hanno ideato magari. Sì, se lo, abbiamo detto di sì. Hanno fatto magari da proxy di altri. Sì, cioè, è proprio qua il tema. Cioè... Però se diciamo sono... minimamente l'hanno intuito insieme a qualcun altro e ci credono, è proprio una cosa bella, cioè tenerlo sott'occhio, vedere come va, vedere se vende, a chi vende, è una cosa fantastica. Quindi anche il processo decisionale dovrebbe essere molto, come posso dire, sentito da loro soprattutto, sì, magari sì, che aiutano i PO. Quindi dopo non so perché una persona decida di sviare a tutto questo. Comunque posso concludere con una frase di Eraclito. Che cazzo, però già l'altra volta hai fatto Einstein, che cazzo hai fatto l'altra volta? Fai Eraclito, la prossima volta Platone per favore. Ma Eraclito è quello che aveva misurato la circonferenza della Terra, no? No, quello era Tostene. Non lo so, onestamente. Vabbè, dice la frase. Filosofia che si spreca. No, stavo riflettendo su una cosa che ricordavo e quindi sono andato a cercare questa frase famosa attribuita ad Eraclito, che recita così: ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. Io ti rilascio. Io pensavo che avresti detto, pensavo che avessi detto è sbagliato. Io invece volevo lasciarti, Pierpaolo, con una frase di Diego Battantuono di un famoso film che era: senti Pierpaolo, vattene a fanculo e stacce. Detto questo, noi vi salutiamo, sponsor. Perché abbiamo detto che sono solo E. Ormai, giusto? Giusto, Davide? Sì. Mm-hmm. Solo E, cioè con il boss, con il disco. Bella musica, mi raccomando, bellissimo. Ascoltatela anche al contrario, perché come abbiamo già detto è un disco palindromo. Cioè tu ascolti dalla fine all'inizio, al contrario è uguale. Ed è molto difficile fare un disco così. Fatelo voi. Poi Sintegra, che ci permette di avere quella roba lì, quella roba là. Vagin, ovviamente ne abbiamo già parlato, Davide, ormai si parla solo di Vagin. Maltonauta, che non ci ha mandato niente. E adesso bisognerebbe cominciare a mandargli qualche mail noi, a vedere se le difficoltà logistiche ci interagisce. Non è vero, perché io sto spedendo, quindi non è vero. Quindi Maltonauta, mandaci Savuco, Figheria, Bitta, Frutta Tin, insomma, manda qualcosa, perché qua le bocche sono secche, c'è la secchezza delle fauci, che è impervia. Alla fine hai trovato un legame fra Maltonauta e secchezza delle fauci, ma è un attimo. Vedete che è un attimo, anche questa volta Pierpaolo perché, ha detto perché noi contata. Le idee le abbiamo per divertirci, no tizio, non per far lavorare gli altri, ma infatti che cazzo, esatto. Detto questo, il 9 maggio escirà perché c'è il nuovo numero della rivista. In questo nuovo numero parleremo di che cosa, secondo voi? COVID-19 e nella situazione che è in corso. Ci sarà un paginone sul Vagin importante, stampatelo e siamo da sponsor e fatene una gigantografia in soggiorno, ad esempio. Detto questo, noi vi salutiamo, ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Ehi, gringo, hai ascoltato Jive for Italy? Ora non c'è più niente, ma torneremo.